Se tu avessi un figlio con una signora giapponese, Ah, lo sai? Ciao ragazzi, benvenuti su un nuovo video con Seba. Oggi farò una sessione con uno psicologo che mi chiederà delle domande scomode o comode, non lo so, delle domande che gli passano sulla testa. Io risponderò. Questo è l'ultimo video che girerò oggi e ho una telecamera che ha ancora 14 minuti in cui puoi girare il video, quindi sarà un video che sarà interrotto a cazzo, ve lo dico già, quindi vi saluto. Ciao e ci vediamo al prossimo video. E adesso inizia la seduta dallo psicologo, in cui scoprirete quali sono i problemi di Seba. Come hai deciso di aprire un canale YouTube? Sono state due cose che mi hanno portato ad aprire il canale YouTube. Allora, ho conosciuto i mates e tutti avevano un canale molto di successo e mi sembrava una cosa divertente poter comunicare con gli italiani, ma quella è stata in realtà solo il 30%. Il rimanente 70% è stato dopo aver conosciuto MattBise e aver visto l'immagine che hanno dato del Giappone, che loro sono comunque tra gli youtuber più grossi dell'Italia. Ho detto vabbè, anche se il mio sarà un canale di nicchia, voglio comunque riuscire a far vedere qualcos'altro del Giappone, ma anche delle persone, insomma, non mi sembrava giusto, ecco. Come ti senti quando ti accusano di odiare gli stranieri o di comunque odiare l'Italia, di parlare male dell'Italia e degli italiani? Allora, penso che chi dice queste cose mi conosca molto superficialmente perché io innanzitutto adoro l'Italia, ho tantissimi amici italiani, adoro l'Italia e non capisco perché gente dica queste cose. Secondo me è più un problema di queste persone che dicono queste cose su di me, perché io comunque adoro l'Italia, però adoro anche il Giappone, cioè non so perché per molte persone si può adorare o uno o l'altro, io adoro entrambi. E chi dice che odio gli stranieri? Non odio gli stranieri, io odio gli stranieri maleducati. È diverso. Ti senti più un italiano che vive in Giappone o un italiano che è diventato giapponese? Allora, perché ogni volta che sento la frase un italiano che è diventato giapponese sembra sempre qualcosa di offensivo. E per me essere diventato giapponese non lo sono diventato giapponese perché io non sarò mai giapponese perché sono nato italiano e rimango italiano. Posso essermi giapponesizzato? Sì, tantissimo. Comunque il Giappone è un paese in cui ho vissuto tanti anni, che adoro e comunque mi ha trasmesso talmente tante cose e ovviamente un po' giapponesizzato lo sono. Tatami ka? Sono un po' diventato un tatami? Perché ho assimilato molto della loro cultura, il loro modo di pensare. Alla fine se tutti i vostri amici sono di una certa nazione, è normale che il vostro gruppo di amici un po' vi influenzi anche voi, però sì. Mi sento un italiano integrato in Giappone, giapponesizzato se vuoi, ma non giapponese. Quando torni in Italia e ti trovi quindi nel clima italiano da cui manchi da tanti anni, ti senti strano, diverso? Ti sembra che ti guardino strano perché fai cose strane? All'inizio sì, le prime volte che tornavo mi vedevano un po' strano, ma in realtà io sono sempre stato strano perché io fin da piccolo dicevo io farò il cantante oppure io farò il camionista, io andrò nello spazio, cioè io ho sempre, sono sempre stato abbastanza originale, diciamo, nel mio modo di fare, quindi all'inizio la gente pensava che io fossi cambiato, quindi era più un loro pregiudizio che si aspettavano che io fossi una persona diversa. Tuttavia, adesso qua che torno spesso, lo sanno che io non sono cambiato e non cambio, cioè alla fine io i rapporti con i miei amici, alcuni li ho persi purtroppo perché non sono andati loro oltre questo pregiudizio, questa idea che si erano fatti loro che io fossi cambiata, ma io non sono cambiato, i miei rapporti con i miei amici non sono cambiati, quindi secondo me no. Quando in Giappone incontri una delle sfaccettature del Giappone che non ti piacciono, quale che sia, che effetto ti fa vedere una cosa quindi negativa del Giappone e sapere che non la puoi cambiare? In tutto il mondo succedono cose che mi possono dare fastidio, che non posso cambiare, però alla fine è la realtà, il mondo funziona così, cosa ci posso fare? Un po' lo spirito giapponese del Shogunai, magari una volta mi incazzavo, adesso non lo so, veramente incazzarsi ti porta via tempo, ti fa incazzare, ti fa stare incazzato per ore e dico ma che cazzo me ne frega, cioè è così, buono, accettiamola, poi fai anche più bella figura, tanto che se ti incazzi le cose non cambia. Pizza o soba? Vabbè, la soba è più salutare, quindi io, essendo che faccio fitness, preferisco la soba. La pizza la posso mangiare ogni tanto, ma posso anche non mangiarla, vivo benissimo senza. Hai mai usato la tua italianità per farti strada in qualche modo in Giappone?
No, non ho usato la mia italianità, però devo dire che la maggior parte dei giapponesi non mi vede come italiano. Per loro non rientro nelle caratteristiche degli italiani. Non ho tanti peli nell'immaginario che hanno, non mi comporto magari da tipico italiano, quindi devo dire che non passo così tanto per italiano. E no, no, non l'ho usata molto. Ho usato magari l'essere straniero, sì, ogni tanto sì. Però l'italiano in particolare, no. Se tu avessi un figlio con una signora giapponese, ah, lo sai? Questo taglio. Decideste di allevarlo in Giappone, lo alleveresti più come un giapponese, più come un italiano, metà e metà o cosa? Se decidissimo con la mia lei o lui, perché ormai adesso qua tutto dobbiamo essere politically correct, sicuramente lo manderei in una scuola giapponese senza ombra di dubbio. Cioè, quello sicuro, perché secondo me è molto più difficile fare la carriera del kaishaino, comunque una carriera, se parti con una scuola internazionale inglese qui. Perché come fai a entrare nell'università migliore giapponese? Quasi impossibile se non fai un percorso così. Quindi sicuramente lo manderei in una scuola giapponese. Come la mia amica Eleonora Lococco, suo figlio lo manderà in una scuola giapponese. E magari l'asilo lo farei fare internazionale, così impara un po' l'inglese. Cercherei di insegnargli l'italiano quel che posso, però penso che vedrò un po' dalle sue inclinazioni, cercherò di trasmettere tutto quello che posso della cultura italiana, però senza imporgli nulla. Quando guardi YouTube, sì, i canali ovviamente di altri youtuber, ti senti in qualche modo di invidiarli per il loro successo quando ottengono qualcosa, o tutto sommato tu stai bene così come stai? Devo dire che io forse ho una fortuna, il fatto di non essere nato come youtuber. Sarà un video che sarà interrotto a cazzo, ve lo dico già, quindi vi saluto, ciao e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti. I'm not afraid.